io c'ho sempre, ho sempre fame. Dai, però. Sesto Memorial, Alessio, Luca e Cristina. Ci troviamo in località Taccoli, vicino San Severino Marche, per seguire una gara, gara non gara, eh sì, perché c'è anche il controllo cronometrico, ma in realtà viene denominata questa manifestazione passeggiata enduristica, aperta a tutti, moto d'epoca, moto attuali, grandi, piccoli, purché in sella, a mezzi che possono circolare su strada, dunque rispondenti a tutte le necessità. Le regole stradali vanno rispettate e dunque ognuno moto perfettamente in regola per poter circolare sui 60 km di percorso da attraversarsi una sola volta, relativi appunto a questa prova di gruppo di enduro. Sesto Memorial, Alessio, Luca e Cristina, tre giovani che non ci sono più purtroppo e che erano molto molto appassionati di fuoristrada. Punto di arrivo, iscrizioni e regolamentazioni o operazioni preliminari qui nella chiesa di Taccoli, dove c'è un bel parcheggio davanti e dove i ragazzi possono regolarizzare la loro iscrizione. Direttore di gara Alessandro Maccioni. Eh sì, perché adesso stiamo seguendo le fasi iniziali di questa manifestazione che raccoglie sempre tanti, tanti, richiama tanti enduristi, ma poi andremo sulla prova speciale ed è là che si cimenteranno i ragazzi iscritti nella corsa vera e propria. No, no, c'è solo il numero da mettere la maglia. Qui viene distribuito il numero di gara con la scritta in chiaro. Sesto Memorial, Alessio, Luca e Cristina. L'ho recuperato al volo, non fa niente, è valido. Mi serve un altro elenco, fino a che? Un altro elenco bianco? Ero arrivata fino a... Un confronto che si rispetti ha sempre necessità di uno spazio, di un'area pettucciata dove ci sia il controllo cronometrico. Ed è il caso della prova speciale e noi siamo qui proprio alle porte di San Severino per seguire questo primo confronto cronometrato subito all'inizio del giro. Siamo ancora al momento delle prove, qui non siamo di fronte a grossi nomi dell'enduro, ci sono tanti amatori, tanti ragazzi che praticano l'enduro per puro diletto e altri invece che sono in possesso di licenza da pilota. Ai blocchi di partenza Gabriele Pieristè, che oggi ha lasciato a casa la sua S2M ma anche la villa per una 125 Honda fiammante. Tra i piloti licenziati c'è anche Federico Lissi, ma poi ne vedremo altri. Ripeto, siamo soltanto alle fasi iniziali, diciamo un giro di riscaldamento.
Il confronto è aperto anche a piloti con, o meglio, enduristi con moto d'epoca. E qui vedo un KTM blu metà anni 70. Più recente il bianco rosso che sto vedendo da questa parte, fine anni 70. È un GS250 che tanto ha vinto questo modello nell'enduro di quegli anni. E qui i ragazzi di San Severino Marche hanno voluto introdurre anche un paio di saltini nel lungo percorso di questa speciale fettucciata cronometrata. Luciano Geronzi in pieno assetto di addetto al servizio pista, è uno dei collaboratori più stretti dell'organizzazione relativa appunto a questo sesto memoria. Chiude il 125 KTM. Sta riscaldando i muscoli anche Massimiliano Luzzi, sempre presente a questo confronto amichevole, poi mica tanto, visto che c'è il confronto cronometrico, qui c'è un po' lo sfottò dei risultati dello scorso anno, della passata edizione, insomma. Sarà interessante vedere subito il tempo di Massimiliano Luzzi, che affronta bene il doppio salto e che chiude con una beta quattro tempi con un 2:43. Allora rettifichiamo subito, le prove che abbiamo visto poco fa erano veramente cronometrate. Alcuni hanno anticipato l'orario di partenza che era stabilito alle 10:15, invece sono partiti un po' prima, soprattutto gli agonisti e i sport. Ancora c'è qualcuno come Mario Bruschettari che entra ora in prova speciale, una prova speciale fettucciata che i migliori hanno percorso in 2:30. Sandro Calzolari dà l'ok e Mario Bruschettari parte con la sua poderosa quattro tempi, dunque prova cronometrata a tutti gli effetti, poi si faranno i conteggi perché le prove speciali saranno tre volte i piloti in gara percorreranno questo tracciato. Questo è il primo passaggio, poi faranno un percorso di circa 60 km che attraverserà Pichino, Treia, San Lorenzo di Treia ed altri passaggi nel sottobosco dell'entroterra maceratese e poi altra prova speciale in chiusura del giro, rifornimento carburante perché a quel punto i serbatoi saranno asciutti. E poi rientro in prova speciale e chiusura della manifestazione. Doppio saltino. Sto seguendo sempre Mario Bruschettari, uno degli ultimi a entrare in pista. Beh, prima ha avuto da fare con l'organizzazione. E chiude con un 2:54. Aldo Liudi. Con la 2:50 di metà anni 70, moto d'epoca dunque, fa ingresso in pista e beh è uno degli ultimi, non perché sia stato più lento degli altri, ma semplicemente perché ha pensato prima all'organizzazione. È il numero 76, 166, Aldo Liuti. Sesto memorial Luca, Cristina, Alessio, siamo a San Severino Marche. Prova speciale cronometrata, moto d'epoca. La gloriosa KTM Enduro 2:50, due tempi.
metà anni 70. Allora era là, si chiamava KTM Farioli, perché l'importazione di questi mezzi era accordata da Arnaldo Farioli di Bergamo. Liuti ora affronta il doppio saltino, che è stato introdotto appositamente per mettere un po' in evidenza anche l'abilità dei piloti su salti tipo cross. KTM 250 del 76, moto d'epoca, categoria member, e chiude con un 3 e 11. Altre due moto d'epoca al sesto memorial, Alessio, Luca e Cristina. Un bel Maico 250 e anche un KTM, se non vado errato, un modello dell'82. Perno avanzato, una moto di estrazione crossistica, la Maico ha vinto tanto nel motocross, la gloriosa casa tedesca, era praticamente la marca da battere, imbattibile fino a metà anni 70, poi dopo l'arrivo delle nuovissime KTM e altri modelli hanno superato la Maico. La Maico oramai ha chiuso questa fatica relativa alla prova speciale. Numero 157 che chiude con un 3-18. Si prepara a Capanciuli. Intanto c'è un altro pilota 401 con una KTM ultima generazione. 125 2T. Guida grintosa, piuttosto vivace, che sta a dimostrare che non c'è un debuttante ma un conoscitore del fuoristrada. Altri concorrenti si cimentano, arrivano un po' in ordine sparso, e beh, le iscrizioni sono state lunghe e laboriose, visto l'elevato numero dei partecipanti, sono ben 101, la carica dei 101. È il numero 26 che chiude con un 2,40. È Andrea Moriconi che ha chiuso con un 2,40, vicino a lui c'è Giovanni Domizzi che potrebbe, se volesse, cimentarsi ancora. Un buon manico dell'enduro per 3 o 4 anni, intanto Morbidoni ferma la sua poderosa Beta. Chiude anche il numero 27 che è Nellini, gruppo sportivo Sorci Verdi con le 3,50 enduro. E vedo un numero uno, è Stefano Geronzi, che fa parte dell'organizzazione, ma anche egli si è iscritto per la gara. Categoria licenziati, numero uno, Stefano Geronzi ai blocchi di partenza, e si parte. E beh, insomma, qui c'è l'esperienza e la preparazione di anni di attività agonistica, e dunque i suoi rivali sono proprio coloro che incontrano domenica dopo domenica sui campi di gara del campionato regionale. Ritorno dalla parte alta del fettucciato, che si divide in due piani, un piano basso e un piano alto, molto ben disegnato, lungo, spazioso, tecnico, impegnativo. Ora c'è il passaggio tra gli olivi.
e poi si ritorna in zona chiusura. Stefano Geronzi in piena azione. Ricordiamo che il miglior tempo è 2.30, impostazione grossistica. E stop al cronometro, 2.40. E allora puntiamo l'obiettivo su Claudio Giulianelli. Fa parte del Motoclub Settempedano, è uno degli organizzatori dell'Enduro. A proposito, a San Severino Marche, dunque siamo sempre sul territorio dove ci troviamo, anche se il campo di battaglia sarà diverso, il 18 gara di campionato regionale di Enduro della Federazione Motociclistica Italiana. Oggi organizzano i ragazzi del Memorial, Luca, Alessio e Cristina. Una gara che nasce sotto l'egida del motoclub Simoncini Racing. ...301 il suo riferimento cronometrico sul giro. È bella, anche Lucino è bellissimo. Vabbè, oh, ma che cazzo devi fare? Questi sono ragazzi che ci hanno ultimato il loro giro, 60 km circa un'ora e tre quarti, e dunque si ripresentano qui in questa prova speciale alle porte di San Severino Marche per la seconda prova speciale cronometrata. Anche Riccardo Giulianelli, intanto è entrato in pista su prova speciale fettucciata Lombardelli. Bottoni chiude con un 2.54. Avanti Lombardelli. KTM, due tempi, 2.57, tutto sommato non malvagio. Parte Riccardo Giulianelli. Beh, da lui ci aspettiamo un tempo sicuramente migliore, fa parte della categoria dei piloti con licenza. Dunque un licenziato, è un pilota a tutti gli effetti. Moto rigorosamente TM come vuole papà Claudio, la piena fiducia nella moto pesarese. Ritorno dalla parte alta del fettucciato, zona Ulivi. Ai ai ai, un errore per Riccardo Giulianelli che gli costerà caro alla, poi al conteggio dei tempi sulle prove speciali. Due tempi da 125 centimetri cubi, la marca TM. E ferma i chilometri a 2.52. Vedo un'epoca. KTM Ble, metà anni 70. Anche noi abbiamo lo straniero, è Giorgio Battistoni della Repubblica di San Marino con questa KTM Ble che sta tenendo un buon ritmo. Sicuramente sarà uno degli ossi più duri, uno dei più capaci con le moto d'epoca. Giorgio Battistoni in chiusura. Stoppa i chilometri a 2.56. Ritornano i piloti licenziati
Arsenio Fausti, numero 15, è già in pista, ora è entrato il numero 6, che è Giorgio Luini. Da Monbaroccio all'interno del pesarese. Altri ragazzi entrano in pista in prova speciale. È portacolori del motoclub Fagioli di Cingoli, Arsenio Fausti, numero 15, Kawasaki, quattro tempi, che chiude con un 2.48. Luini chiude con un 2.49. 2.59 per il numero 76, che è Franco Manfrini. È la volta di Pietro Scipioni, che molto ha dato, molto ha collaborato e sta collaborando con il motoclub Artiglio di Attigio per la grande appuntamento con l'Enduro Gli Assoluti d'Italia di domenica prossima, domenica 11 settembre. Un altro portacolori dell'associazione fuoristatistica Sibillini. Le partenze si susseguono, i controlli cronometrici anche. Siamo al giro di chiusura e chiude anche Pietro Scipioni. E anche Pietro Scipioni ha voluto prendere parte a questa magnifica manifestazione. E beh, insomma, va sempre bene quando ci si ritrova, quando ci si rincontra. Poi oggi non c'è l'assillo della classifica. Sì, sì, oggi è una bellissima manifestazione, uno scopo nobile, un bellissimo giro. Noi torniamo adesso dal giro, e una manifestazione bellissima, ottima. Pietro, allora, il conto alla rovescia è cominciato, Fabriano è pronto, il motoclub Artiglio anche. So che tu hai collaborato molto per la preparazione del tracciato e ci dicono che è molto molto interessante. Assoluti d'Italia di Enduro domenica 11 settembre. Sì, è la massima espressione dell'Enduro nazionale, vedremo tutti i campioni di specialità, italiani, stranieri, e il motoclub ha messo in piedi una manifestazione degna di questo nome. Ci sono delle speciali bellissime, lunghe, molto tecniche, il percorso darà da fare in qualche tratto abbastanza impegnativo, quindi siamo pronti, non vediamo l'ora, e il motoclub è a posto per accogliere i campioni. E dunque 10 e 11 settembre a Fabriano, ma non solo Fabriano, quella zona Struzzi di Attiglio, di Attigio, mi dicono che sarà molto molto frequentata. Sì, sì, beh, il centro nevralgico del percorso è Attigio, e le zone limitrofe ad Attigio, la mulattiera degli Struzzi, la Frana, le mulattiere tipiche di questa zona. Fabriano lo utilizzano per partire perché ci sono ampi spazi, e la zona, però la montagna è tutta quella di Attigio. E ci dicono che a Fabriano, in zona Santa Maria, siano arrivati diversi camion con grandi massi, tronchi, eccetera. Ma cosa si vuol fare? Hanno fatto una estrema, veramente, veramente estrema e spettacolare. Spettacolare anche la collocazione, perché è vicino alla strada, vicino al paddock. I piloti la effettueranno a fine giro e ci sono dei passaggi veramente veramente tecnici. Quindi quando il pilota, il concorrente, pensa ad aver finito la sua grande fatica giornaliera, invece il grosso viene dopo. Sì, sì, beh, indubbiamente che il fettucciato è molto lungo, molto tecnico, la linea anche è lunga e impegnativa, soprattutto nel primo tratto. Però ecco, quando uno pensa di poter respirare, l'attende questo chilometro che è veramente un inferno, quindi ci sarà da divertirsi. Quattro giri di un percorso lungo circa 55 km con tante prove speciali, partenza alle 8.30 se non vado errato lì al Palasport di Fabriano.
Sì, sì, partenza alle 8.30, e prove speciali sono tre ogni giro e saranno subito cronometrati il cross test, il fettucciato e subito cronometrata anche l'estrema. Mentre nella linea effettueranno prima un passaggio di prova i piloti e dal secondo giro sarà cronometrata. Un grazie a Pietro Scipioni. Fabrizio Scattolini è pronto per la sua. Federico Ulissi da quest'altra parte. Planet Racing Team, Scattolini è pronto. Intanto il famoso Giulietto che vorrebbe battere tutti i concorrenti in gara si è già presentato sulla linea di partenza. Trattasi del numero 20, pilota licenziato Luconi, che è già in piena azione. È il momento di Fabrizio Scattolini, pilota di San Severino Marche, uno dei portabandiera del Planet Racing Team. Massima concentrazione, non si vuol sprecare neanche un centesimo di secondo e si parte. Giro di chiusura di questo enduro commemorativo, è però abbastanza competitivo. ...2.43... per il numero 153, eh sì, questi fanno la polvere, per la verità questi vanno anche forte. Si prepara Gabriele Pieristè con la Honda 125. Intanto seguiamo gli ultimi metri di Fabrizio Scattolini, numero 6, che chiude, numero 8 scusate, che chiude con un 2.41, niente male. Errore per il 158, Rambo, il famoso Rambo di San Severino Marche, che chiude con un 2.49. Parte Michele Scattolini, il fratello di Fabrizio Scattolini, che è più maturo, è più grande e comunque sempre molto incisivo. Di Lorenzo Flammini che parte in sordina, niente sgommate, niente accelerate, ma tanta determinazione. È il pilota che ha vinto l'Enduro Wisp sua a Fiuminata, anche il pilota settemperano. Pieristè Gabriele arriva lungo sulla battuta, ferma i cronometri a 2.46. Intanto si prepara Federico Lissi, numero 160, una KTM 254T, respirazione profonda e poi a fondo. Tiene molto Federico Ulissi a far bene in questa gara, lo vedo molto determinato, molto preso, guida nervosa, chiude Michele Scattolini numero 9, 9.2.46. Si prepara William Ringolo numero 10. Vedere come chiude Lorenzo Flammini, 2.37, ed eccolo il buon tempo. Un'altra moto d'epoca, KTM, fine anni 70, primi anni 80.
E allora andiamo a vedere Federico Lissi, che salta bene, arriva velocissimo e chiude con un 2.31. Il miglior tempo fino adesso è stato fatto registrare da Federico Lissi. Questa è la seconda prova speciale, la prova definitiva prima della chiusura. Ai ai ai. William Aringolo ha fatto il diavolo a 4 pur di andare sotto i 2.40, ma non c'è riuscito. È l'epoca che avanza, la moto d'epoca, 1.56, che chiude con un 2.50. Beh, oramai avete capito chi è il Rambo, è Cesare Prosperi, Tormatic. Tutti aspettavano Rambo e Rambo non arrivava mai. Ma che cosa è successo su in alto, Rambo? Voi siete fermati all'osteria? Sì, ci siamo fermati all'osteria a fare uno spuntino, ciabuscolo, salame, liquidi, molto importanti oggi, è caldo. Non c'è sole, ma una giornata con aria pesante. È un'aria pesante, però una bella gita in moto. E avete avuto anche il tempo di una pausa. Sì, ci abbiamo avuto il tempo di una pausa, soprattutto noi amatori l'abbiamo trovata, ma è una bella passeggiata, bisognava stare un pochettino lontano l'uno dall'altro che c'era abbastanza polvere, però è stata una bella domenica, una bella passeggiata in moto per ricordare anche questi ragazzi che ci hanno lasciato diversi anni fa. È un ritrovo ormai, diciamo, annuo per omaggiare a questa purtroppo disgrazia. Ma non finisce qui, perché adesso si va al ristorante e lì ci sarà da fare il bis. Ah, questo senz'altro non mancherà mai, adesso andremo al ristorante e qui da Scuriatti e lì ci sarà lo sfottone con i tempi, il buon mangiare, il bere e poi ce ne torneremo a casa tranquilli e di nuovo un'altra settimana, un altro appuntamento. È la volta di Roberto Rustichelli, il direttore di gara più famoso d'Italia, più preciso d'Italia, che si prepara per la sua seconda prova speciale. Roberto Rustichelli che vanta gloriosi risultati motocrossistici negli anni passati, si prepara dunque per questa seconda prova speciale in sella ad una Honda 250 4T. La grinta è quella di sempre. Dunque non è certo la capacità che manca, forse la tenuta causa i pochi allenamenti. Mirko Serra
Pronto, prontissimo. Fa parte dello stesso gruppo sportivo di Roberto Rustichelli. Si prepara intanto Paolo Spadoni. Andiamo da quest'altra parte per vedere come chiude Roberto Rustichelli, direttore di gara della Federazione Motociclistica Italiana. 2.41, niente male. Ottimo e abbondante per un ex che in pista ci va sempre, ma per guardare gli altri. Intanto si prepara Massimiliano Lucci. E 38 per Paolo Spadoni, è un buon tempo. Max Luzzi in chiusura con la Beta quattro tempi e chiude con un 2.42. E sono arrivati anche Francucci e Salvatori per la seconda e ultima prova speciale. Intanto l'1.66 epoca GS6, un 2.50, due tempi, chiudi con un 3.04. Siamo oramai alle ultime battute per quanto riguarda la seconda prova speciale. Sono pronti Moriconi e Morbidoni, entrambi del gruppo sportivo dei Sorcivelli. Silve Marchegiani numero 4 con un 2.50. Chiude anche Francucci. Manca soltanto Lenghini per la seconda prova speciale. E poi è prevista una terza, all'ultimo momento è stata inserita una terza prova speciale, esclusivamente riservata ai piloti licenziati, dunque dal numero 1 al numero 26. Pronti per la super prova. È la terza prova speciale esclusivamente riservata ai piloti licenziati. Partito Lorenzo Flamini. Si prepara Federico Lissi. È pronto Fabrizio Scatolini. Numero 8 Planet Racing Team. Quando partì Paolo?
poi Riccardo Giulianelli, numero 4. Anche lì del Planet, così come il giocatore di Fabrizio. Poi Arsenio Fausti, intanto Flamini chiude, numero 19, con un 2.36. Poi c'è William Ringoli, poi c'è Michele Scatolini, poi c'è Giovanni Luponi, Filippo Venturi, numero 4 c'è Matteo Marchesani. Poi c'è Luzzi, numero 3. Tanto vediamo come chiude Fabrizio Scatolini, numero 8. 2.35, bene. Ha fatto un secondo meglio di Flamini. Poi vedo Stacchiotti, numero 23, Siliano Stacchiotti. Vedo Riccardo Giulianelli, numero 14, 3.05, problemi per Giulianelli. Numero 15, Fausti chiude con una 2.46. Chiude anche Michele Scatolini, piuttosto stanco, sfinito. No, è a Ringolo, è William a Ringolo, 2.40. 2.46 per Michele Scatolini. Operazione fettuccia da togliere prima possibile. Però l'iniziativa è lodevole perché va
sul fine che è quello di ricordare i tre ragazzi che purtroppo non sono tra di noi. Io penso questo sforzo sia fatto in modo da ricordare questi ragazzi che sensibilmente anche a me tocca, perché sono diversi anni che sono qui. E penso un applauso per i genitori che sono sempre presenti qui tra noi. Che succede? A colpa che qui gli si abbia dato la colpa più grossa, è finito il soldo. Spiegaci questo premio. Che vuol dire il più tranquillo? Il più tranquillo. Adesso andremo a conoscere. Grazie. Quanto ricordo, un attimo prima della terapia. Bene, grazie innanzitutto per aver contribuito. Allora, il premiato classe 43 è Paolo Nardi. Eccellente, sono sempre un po' in questo settore, anche la mia età c'è sempre con questa posizione. Bene, con quale moto partecipa? Movimento Terra. Bene. Grazie. Parla di voi, qualche domandina ce l'ho. Abbiamo detto prima di Cesare, diceva che il ricavato di questa notevole iniziativa andrà anche a, no, anche a sostegno di progetti che state portando avanti in Etiopia. Un attimo, così, ecco, per le foto. E se vi potete avvicinare così? Il quadro e il trofeo. Allora, non andare via. Grazie, Riccardo. Dunque, anche questo sesto memorial oramai è giunto in dirittura d'arrivo. Di fronte a me l'assessore allo sport, Gian Piero Pelagalli. È sempre una bella cosa premiare, ricordare chi non c'è più. Sì, questo sicuramente, ormai sono diversi anni che io sono qui e partecipo a questa manifestazione sportiva, tra virgolette. È un piacere sia per lo sport che per i giovani, ma penso che l'iniziativa sia più lodevole sul fatto di ricordare questi tre ragazzi che purtroppo non ci sono più, e penso che quale miglior cosa sia una manifestazione sportiva con i giovani per ricordare Luca, Alessio e Cristina. Io penso che sia una cosa importante sia per San Severino, per i giovani e per i genitori che tutti gli anni si danno da fare per far ricordare i loro cari che sono scomparsi. Abbiamo detto più volte che questa è una manifestazione a scopo benefico. Nessuno mette in tasca qualche cosa. Il ricavato verrà devoluto a qualche cosa che si sta facendo da anni che si fa. Adesso lo sentiamo uno dei genitori di quei ragazzi che non ci sono più. Che fine faranno questi quattrini che i genitori e i generosi ragazzi hanno donato per questa causa? Allora, noi abbiamo iniziato 6 anni fa, appunto dopo la scomparsa dei nostri cari, un percorso di aiuti in Etiopia. Siamo partiti all'inizio con un asilo, però grazie proprio al lavoro che svolgono questi ragazzi con la tanta beneficenza che riusciamo a prendere a fine anno, ora siamo arrivati a 2 asili, abbiamo 450 bambini, aiutiamo quasi completamente un pronto soccorso, lo manteniamo noi in pratica, sia di medicine che di strutture, abbiamo un gruppo di non vedenti e in più abbiamo avviato un progetto di aiutare delle famiglie, le più disperate, che noi formiamo di animali tipo capre, per dargli un aiuto. È un microcredito che è 4 anni che stiamo facendo questo, e ora stiamo formando una casa famiglia in cui teniamo dentro, partiremo con 5 bambini, poi vediamo con gli anni quando possiamo tenerli proprio a livello personale questi.
non saranno soltanto questi gli introiti che riuscite a recuperare, ci saranno altre manifestazioni a scopo benefico. Sì. Infatti noi facciamo nell'arco dell'anno circa 10-15 mercatini, dall'estate fino a dicembre. Abbiamo delle scuole che ci aiutano, nonché tanti privati che sicuramente si fidano di noi, ci credono a quello che facciamo, è visibile. Ogni anno con noi vengono su parecchi ragazzi del luogo che possono vedere con i loro occhi quelli che stiamo facendo, e quindi penso che abbiamo molta visibilità in questo. Luca, Alessio e Cristina, sì. Al di là di tutto erano giovani e tanto appassionati di motociclismo. Sì. C'era Luca, un ragazzo, i genitori stanno qua, che correva con le moto, e proprio questa memoria è dedicato a lui, poi insieme agli altri due ragazzi chiaramente. E questo a noi ci fa piacere, perché oltre a ricordare i ragazzi è un aiuto veramente materiale per noi, che ci serve molto. E allora chiudiamo questa giornata agonistica fino a un certo punto, perché io credo che i ragazzi si siano, al di là di tutto, prima di tutto divertiti. Di fronte a me colui che è stato direttore di gara di questa manifestazione, Alessandro Macioni. Dunque, tutto bene? Tutto bene, la manifestazione è stata sempre una bella manifestazione, è un memorial, è stato bello esserci ed è bello esserci per ricordare questi tre ragazzi. È stata anche una piccola gara allegata alla motocavalcata, come era previsto dai regolamenti FMI, quindi queste prove speciali si sono servite a fare una piccola classifica, ma fatta un po' di sfottò, di simpatia e di voglia di essere presente anche a una gara come questa.